Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete intuito, parliamo di stampanti. Ma perché parliamo di stampanti? Perché parliamo di un sistema di stampa che è arrivato da qualche anno sul mercato, ma che magari ancora non tutti conoscono. Il sistema di stampa senza cartucce, ma a serbatoi. Sì, un sistema che ha inventato Epson circa 3 anni fa, che lei ha chiamato EcoTank, però non è l'unica adesso a produrlo, ovviamente anche le altre case produttrici sono già adeguate a questa tecnologia. Sì, perché è un sistema che va a ridurre drasticamente i costi di stampa per il cliente, ma in maniera davvero drastica e soprattutto mantenendo una qualità di stampa nel tempo molto molto elevata. Lei è la stampante che è andata a sostituire la mia Canon a cartucce, o non ho scelto Canon per quanto riguarda il sistema serbatoi, perché secondo me Epson, essendo poi quella che l'ha inventato, è sicuramente uno dei marchi migliori per quanto riguarda appunto il sistema a serbatoi. Ma prima di guardare le caratteristiche e spiegarvi bene come funziona questo sistema, che va a farvi risparmiare un sacco di soldi nel tempo, mantenendo tanta qualità nelle vostre stampe, andiamo a vedere cosa vi arriva nella confezione quando andate ad acquistare una stampante come questa, la 2821 di Epson. Quindi guardiamo insieme. Troviamo il manuale di istruzioni con anche il CD di installazione di software e driver. Troviamo i 4 flaconi dei 4 colori che andranno a riempire i serbatoi della stampante. Dopodiché troviamo il cavo di alimentazione. Ed infine troviamo lei, la nostra stampante Epson 2821. Abbiamo un foglio con la prima guida di installazione che ci spiega di togliere tutti i sigilli di blocco per poi utilizzarla. Ed ecco qua la Epson 2821. Lei è la versione che ha il display da 3,5 cm, è un quadrato, quindi tutti i lati da 3,5 cm LCD. Da questo display ovviamente potremmo fare tutto quello che vogliamo, però lei è una stampante wireless, quindi è possibile collegarla alla rete domestica e andare ad utilizzare la sua applicazione che si chiama Epson Smart Panel, disponibile sia per iOS che per Android. Quindi, come dicevamo all'inizio, questo è quello che è la novità principale. Questi flaconi andranno versati in maniera davvero semplice, seguendo le istruzioni che potrete seguire o dal display che avete qua davanti o tramite l'applicazione. Sì, perché l'applicazione vi guiderà in tutti i passaggi di installazione della stampante. Veramente fighissima questa cosa, è quasi una chat, perché avrete tutti i vari messaggi con i vari passaggi, come se stessimo comunicando direttamente con un operatore, ma in realtà è l'applicazione che genera i messaggi. Quindi, dopo tutti i vari passaggi che andremo a fare per andare a riempire i vari serbatoi e i vari colori, una volta finito questo processo, ovviamente l'applicazione ci guiderà ancora in tutti i passaggi successivi. Una volta fatto tutto questo, ma in maniera davvero semplice e super intuitiva, avremo riempito appunto i nostri serbatoi e saremo pronti all'utilizzo. Questo sistema EcoTank ci dà la possibilità di stampare, secondo Epson, addirittura 6500 pagine a colori, pagine ovviamente di documenti, e quasi 4000 pagine in bianco e nero. Ovviamente questi i dati di Epson, però secondo me ci vanno vicini, perché veramente l'inchiostro utilizzato è davvero davvero poco. Questo modello non ha il fronte retro, quindi stampa solo su un lato. Per avere il fronte retro bisognerà acquistare la 2851, una versione che costa un pochino di più di questa, dove avremo il fronte retro automatico e anche quello che è il serbatoio del nero maggiorato, quindi ci sarà molto più colore nero, mentre i serbatoi del colore saranno delle stesse dimensioni di questo. Però costa circa un 70 euro in più rispetto a questa versione, per il resto è identica. Questa versione costa intorno ai 180 euro, è in Black Friday su Amazon, però è un Black Friday molto molto risicato, parliamo di un 3-5%, dipende un po' dal momento
abbonamento, quindi uno sconto non elevatissimo, quindi il suo prezzo è intorno ai 200 euro quando non è in Black Friday. Ovviamente le stampanti con questo sistema a serbatoio andiamo a pagarle di più rispetto alle stampanti classiche che utilizzavamo con questi, però la differenza a livello di consumi è totalmente diversa. Con queste ci scordiamo di stampare 6.000 pagine a colori o 4.000 pagine in bianco e nero, è impossibile. Poi i costi di acquisto di queste sono davvero impressionanti se le si va a acquistare originali della marca della stampante, quindi la maggior parte degli utenti poi vanno a acquistare prodotti, come ho sempre poi fatto io, non originali, con il rischio però di danneggiare la stampante e anche la qualità dell'inchiostro, soprattutto se lo utilizziamo magari per stampare anche delle foto, non è un inchiostro di alta qualità, quindi con la luce sbiadirà in maniera molto veloce, mentre con questo sistema a flaconi e serbatoi non ha più senso secondo me acquistare roba non originale, ed è questo secondo me quello che ha portato le aziende come Epson a una soluzione di questo tipo. La stampante costa di più, quindi loro incassano più soldi sull'acquisto della stampante rispetto a quelle a cartucce, e poi comunque i flaconi uno li tenderà sempre secondo me a acquistare originali, sì, perché questi flaconi acquistati tutti e quattro i colori costano intorno ai 36 euro per quanto riguarda proprio il marchio Epson, quindi secondo me non ha senso non comprarli originali, perché poi si va sia a risparmiare magari un 10 euro 15 euro a non comprarli originali, ma la qualità dell'inchiostro non è sicuramente paragonabile. E poi anche il fatto che l'andarli ad acquistare si acquisteranno non più in una maniera frequente come facevamo con loro, ma li andremo ad acquistare molto più dilazionati nel tempo, perché magari per un anno non acquisteremo più nessun flacone, quindi se per un anno non acquistiamo più nessun flacone, quando li andremo ad acquistare non ha senso comprarli non originali per risparmiare magari 10-15 euro e avere una qualità di inchiostro non a livello di quelli ovviamente delle case produttrici di stampanti. Una cosa che mi piace un sacco di questa stampante è anche il frontalino, che è regolabile, vedete, lo potete mettere nelle posizioni che volete, il supporto della carta è qua dietro, supporta fino a 100 fogli, mentre qua sotto abbiamo quello che è il ripiano che andrà a fermare tutti i fogli di stampa. E una tecnologia sicuramente interessante del marchio Epson è la stampa a freddo, sì, perché lei non stamperà più scaldando l'inchiostro come è sempre successo diciamo fino a poco tempo fa, ma sarà in grado di stampare a freddo. Questo cosa vuol dire? Uno, risparmio energetico, perché comunque non andando a scaldare le testine che andranno a sciogliere l'inchiostro avremo maggiore risparmio energetico, ma a parte questo secondo me la cosa più importante è il fatto che non scaldando l'inchiostro ma utilizzandolo direttamente alla temperatura ambiente che ha l'inchiostro si andrà ad evitare quel fastidioso problema di otturazioni delle testine, sì, perché gli ugelli delle testine si andavano ad otturare appunto per questo discorso di riscaldamento inchiostro, che poi andava a seccare quando raffreddava, e poi se stava lì tanto tempo senza essere utilizzata la stampante probabilmente l'ugello rimaneva ostruito, la stampante anche scaldandolo non riusciva ad andare a sciogliere quello che era l'inchiostro secco, quindi questo è un vantaggio sicuramente notevole per quanto riguarda il marchio Epson. Non è da sottovalutare perché è una tecnologia che ritengo davvero notevole per quanto riguarda una stampante, soprattutto la durata nel tempo della stampante. Lei ha lo scanner ovviamente, che ho notato che funziona davvero molto bene, secondo me è davvero molto veloce. Adesso vi faccio un esempio: se io prendo un foglio come questo, quindi un foglio di testo, guardate con che velocità è in grado di andare a scannerizzare il foglio. A questo punto avremo di default l'impostazione copia nel display della stampante, basterà fare ok, andare a selezionare se vogliamo bianco e nero o a colori, lascio bianco e nero e vado a cliccare il simbolo copia, quindi inizia a scannerizzare il foglio e inizia a stampare. Sentite comunque quanto è silenziosa la stampante, che con che velocità ha scannerizzato e stampato il foglio. Guardate, il foglio stampato e l'ha scannerizzato veramente in un battibaleno, in un secondo aveva già scannerizzato il foglio, quindi veramente ottimo secondo me da questo punto di vista quello che è la velocità di scanner, e anche la stampa secondo me non è niente male dal punto di vista della velocità. Quando noi andiamo ad inserire i fogli nel supporto di carico fogli
ci verrà in automatico una voce che ci chiede se la carta che abbiamo messo è quella diciamo preimpostata in precedenza. In questo caso mi dice la carta che ha inserito è A4, io ovviamente se non tocco niente è quella, posso fare conferma o fare modifica nel caso volessi inserire delle carte fotografiche o delle buste, quindi qualcosa con misura diversa da un foglio A4. Posso andare a selezionare da qua e quindi poi andare a fare la scansione o quello che è la stampa, qualsiasi cosa, andando a dirgli da qua che carta ho inserito. Mentre se lo facciamo dall'applicazione, ovviamente potremmo tranquillamente inserire la carta in questa posizione e poi dall'applicazione andare a stampare e selezionare quello che è la carta inserita all'interno appunto del supporto, se sia carta fotografica, e la misura della carta. A livello fotografico questo sistema EcoTank sicuramente non ha niente da invidiare a quello che era la stampa a cartuccia. Infatti io adesso vi ho fatto alcuni esempi, queste sono foto stampate, non so se le riuscite a vedere bene dalla macchina fotografica, però guardate la qualità di stampa su carta lucida e guardate dal punto di vista della qualità del dettaglio, secondo me tanta roba. Ovviamente stampate direttamente dal telefono, quindi foto scattate col telefono e stampate con lei utilizzando appunto la sua applicazione Epson Smart Panel. Quindi ragazzi, questo era solo un video per informarvi, per chi ancora non lo sapesse, che esiste questa tecnologia a serbatoio che va a sostituire le vecchie cartucce e che ci dà la possibilità, spendendo magari qualche soldo in più all'inizio nell'acquisto della stampante rispetto a quelle a cartucce, ma poi nel tempo, sia per quanto riguarda il risparmio economico, che secondo me è dell'80% se non di più, e in più la durata della stampante per quanto riguarda le sue testine, che durerà molto di più nel tempo, perché uno, utilizzeremo i suoi inchiostri originali perché non avrà più senso comprare inchiostri non originali, e poi con lei che ha questo sistema di stampa a freddo non avremo neanche la possibilità di otturare di quello che sono gli ugelli della testina. Quindi secondo me una tecnologia per chi deve cambiare la stampante da prendere assolutamente in considerazione, anche per uso domestico, perché comunque ormai tutto lo dobbiamo stampare noi a casa, cose di scuola, cose magari burocratiche, ormai ci viene tutto inviato tramite email, però poi se ci servono le cose cartacee dobbiamo stamparcele noi, non ci viene più dato da nessun ufficio, non ci viene più dato niente a scuola di cartaceo, quanto invece tutto online, e poi tutti questi PDF che poi potremo stampare se poi dobbiamo compilarli e riconsegnare magari manualmente di carta, cioè tutte queste cose ormai sono tutte a carico delle famiglie. Questo sistema a serbatoi porta un risparmio secondo me allucinante, che è tra l'80 e il 90% rispetto a queste. E poi anche per quanto riguarda le foto, che come abbiamo visto è possibile stampare senza nessun problema con questo sistema, con una qualità davvero notevole, si ha la possibilità di stamparne molto di più, perché uno non sta lì a pensare cacchio però quanto mi costa l'inchiostro, non ha senso stamparmi le foto, non voglio stamparmi le foto anche se mi piacerebbe. Invece no, con questo sistema prende senso anche stampare un po' di foto secondo me a casa, ed è sempre bello avere delle foto di carta ovviamente da magari cambiare all'interno della nostra abitazione, o magari anche da regalare, come queste qua che regalerò ai nonni di mia figlia, perché loro sicuramente gli dà molto piacere avere una foto di carta da avere sempre esposta. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui ho portato la mia esperienza e le mie opinioni riguardante le stampanti Epson a serbatoi con tecnologia EcoTank vi è piaciuta e l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove portano tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, anche ovviamente dei prodotti Epson, di stampanti Epson in particolare. Se Amazon le promuoverà con degli sconti, li troverete nel mio canale Telegram Offerte, ovviamente anche di lei troverete qua sotto il link in descrizione se volete dargli un'occhiata, nel caso abbiate l'idea di acquistarla. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!